Secondo appuntamento con questa nuova rubrica di Notte Gol di Tele Galileo, un caffè con, ecco, la settimana scorsa abbiamo preso il caffè con Angelo Raffaele Nonè e quest'oggi invece abbiamo un perno della difesa rossoverde, un difensore, prima difensore laterale, poi insomma si è riscoperto difensore centrale, Fabio Pisacane. Buonasera Fabio. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora Fabio, ti abbiamo visto in campo, sei uno insomma, che non le manda a dire, esci sempre con il pallone, insomma deciso su tutto quello che concerne l'arco difensivo. Ecco, nella vita normale, quella lontano dal campo, quella lontano dagli spogliatoi, che tipo di ragazzo sei? Ma sono un ragazzo tranquillissimo che una volta finito il mio lavoro sul campo, comunque sono uno che non esce tantissimo, ho la mia fidanzata qui a Terni che convive con me. E diciamo che sono un po' pantofolaio, se si può dire, e non sono uno che va in giro e quando posso mi piace vedere anche Terni con i suoi ristoranti, con le sue diciamo, con i suoi posti e visitarla, ecco. Hai parlato di ristoranti, noi come la volta scorsa siamo ospiti di Alfio, che è una nota trattoria cittadina dove si mangia benissimo, quindi ti consigliamo di venire a provare anche queste specialità se non ci sei già stato. Sì, me ne hanno parlato benissimo, io non ho mai avuto il piacere fino ad oggi di essere ospite della trattoria, di venire a mangiare come spesso faccio, come ti ho detto prima, che vado alla ricerca di questi posti un po' per scoprire anche la tradizione di Terni. Però si mangia benissimo qui a Terni e soprattutto da Alfio, non lo dico per fare il ruffiano ma perché sono qui, ma perché veramente me ne hanno parlato bene. Ecco, te no, non sei, si capisce, originario delle nostre parti, ma sei napoletano, no? Dovresti essere nato a Genova, se non sbaglio. No, questo è un errore purtroppo che non lo so come mai, io sono partito da Napoli giovanissimo che mi comprò il Genova e risulto in qualche sito che sono nato a Genova, ma io sono nato a Napoli. Ecco, quindi dirmi parlare, ecco. Ecco, sfatiamo questo tabù, lui è un napoletano verace. Napoletano di dove? Napoletano proprio di Napoli Centro, quartieri spagnoli. Ah, quindi insomma, in quei quartieri se non prendi una strada ne prendi un'altra. Tu hai preso quella del calcio. Non sempre, purtroppo queste sono posso dire che sono leggende metropolitane, c'è anche della brava gente che la mattina si sveglia e va a lavorare, non è detto che se uno non gioca a calcio deve fare per forza delle cattive cose, c'è anche della gente che la mattina si sveglia e va a lavorare, come in tutti i posti tra l'altro. Diciamo che il mio quartiere è un quartiere un po' più caldo, però comunque sia, come ti dicevo prima, c'è anche persone oneste. Ecco, te come hai iniziato a calcare, cioè hai iniziato dal campetto come tutti e poi dopo hai cominciato a fare sul serio. Ecco, quando hai capito che forse questa poteva diventare la tua professione? Da sempre, da bambino, perché se no non giocassi, cioè non giocheresti, ecco. È normale che quando uno cresce e inizia a tirare dei calci ad una palla, comunque il suo sogno è quello di arrivare ad alti livelli, come penso tutti i bambini che corrono dietro un pallone. Poi è normale, c'è a chi si avvera e a chi no, però l'importante è mettercela tutta e non mollare mai, perché con i sacrifici e col lavoro si può arrivare dove veramente non te l'aspetti. Ecco, il tuo sogno piano piano si sta avverando, ho letto su alcuni siti gli stessi che riportavano che eri nato a Genova, quindi non so se anche questa è una voce tendenziosa, che vorresti assomigliare un po', il tuo idolo è Fabio Cannavaro, questo è vero? Sì, diciamo che il giocatore che mi piace di più, forse anche non è che mi rivedo in lui, perché lui comunque è un signor giocatore, io sono uno che comunque gli posso assomigliare sulle caratteristiche, ma sicuramente Fabio Cannavaro è Fabio Cannavaro. Ecco, leggendo la tua biografia, iniziassi a giocare a pallone molto presto, come tutti coloro che poi arrivano da qualche parte. Ecco, però nel 2001 ci fu un qualcosa che in qualche modo poteva bloccare la tua carriera, però tu come puoi raccontarci insomma quell'esperienza, che è successo? Sì, niente, praticamente quando fui acquistato dal Genoa, dopo un mese, avevo 13 anni, una mattina mi sono svegliato e ero paralizzato dalla testa ai piedi, non so come è venuta sta cosa, neanche i medici mi hanno saputo dare una diagnosi certa, però quello che ti posso dire è che all'improvviso mi stava crollando tutto addosso, i sogni da bambino, come dicevo prima, erano finiti in un niente, ecco. Però con l'aiuto di Dio sono riuscito a riprendermi e comunque a ricorrere dietro una palla che è quello che ho sempre sognato da bambino. Ecco, c'è qualcuno magari che vuoi ringraziare per essere arrivato a questo punto, insomma, al Fabio Pisacane che conosciamo oggi?
Ma io, è normale che quando si parla di ringraziamenti i primi pensieri vanno alle persone care, a quelle che nei momenti difficili ti stanno vicini e ti aiutano a non mollare. E comunque ringrazio la mia famiglia, che in quel momento, mio padre, che in quel momento comunque mi ha aiutato tantissimo. Un altro ringraziamento lo do sicuramente alla mia volontà, che fino all'ultima ce l'ho messa tutta per far sì che questo sogno non si spezzasse, ecco. Che poi, come si dice dalle nostre parti, se ti aiuti, ti aiuta anche Dio, insomma, non si può pensare che le cose vengano da sé, no? Bisogna cercare di essere in qualche modo, di andare oltre l'ostacolo con se stessi in prima persona. Sicuramente la cosa in primis è soggettiva, è normale che uno che è forte caratterialmente ha più possibilità di spuntarla, confronto a uno che comunque si abbatte, ma questo in generale, non solo davanti alle malattie, proprio nella vita che è così. Se sei forte caratterialmente riesci ad abbattere dei muri, se sei fragile è normale che quei muri ti possano cadere addosso. Allora Fabio, visto che so che tu hai a casa la macchinetta squisito, sì, sì, voglio metterti un po' alla prova, vediamo se sai fare un caffè. L'altra volta Raffaele l'ha fatto buono. Tra l'altro l'ho comprata anche io, funziona benissimo e me l'ha portata Mauro. Allora vediamo un po' come, ecco, perché Raffaele è fidanzato con Vita, non so se lo sapevi, da 10 anni, e dopo questo servizio ho sentito che lo vuole sposare perché sa fare il caffè molto bene. Vediamo se anche a te farà lo stesso effetto. Ringraziamo anche Squisito che ha messo a disposizione questa macchinetta che a fine intervista verrà firmata da Fabio Pisacane, come è successo l'intervista scorsa con Raffaele Nonè, e a fine diciamo campionato verranno raccolte tutte le interviste di tutti coloro che parteciperanno a questa nostra rubrica e poi la macchinetta verrà data in beneficenza. Non sappiamo ancora a chi, però voi restate con noi perché sicuramente ne saprete di più. Vediamo questo caffè come è venuto. La tua fidanzata come si chiama? Maria Rosaria. Lei che me lo prepara a casa, eh? Non è che io lo faccio al campo, perché ce n'abbiamo una uguale anche al campo a Liberati e lo prendo volentieri. Tra l'altro l'ho presa con, c'è la possibilità di prenderla anche senza strisce, però io l'ho voluta prendere con le strisce, perché comunque sia mi sono legato tantissimo a questi colori. Quindi proprio uno spot promozionale in piena regola, grande Fabio Pisacane. Grazie, grazie, gentilissimo. Ecco, come mai hai scelto Terni? Te hai giocato con l'Ancona in Serie B, insomma, potevi anche ambire magari a piazze più importanti dal punto di vista della categoria, però sei venuto qua a Terni. Io ho scelto Terni perché comunque sia conoscevo il blasone della società, e comunque sia Terni non lo dico io ma lo dicono i numeri, la storia, che comunque sia è una piazza importante che non ha nulla da invidiare magari anche a qualche altra società che è in B o addirittura in A. Niente, mi è bastato sentire il mister 30 secondi per capire che quest'anno a Terni si faceva sul serio e c'era un progetto che comunque sia ti poteva portare ad arrivare a grandi livelli, e fino adesso diciamo che sto avendo ragione io e sta avendo ragione la società. Ecco, la scelta logicamente di venire qua. E noi te ne siamo grati perché insomma sei sempre uno dei migliori in campo. Ecco, l'anno scorso ci fu un episodio spiacevole, cioè per quanto ti riguarda tu ne uscisti diciamo quasi glorificato da questa esperienza, passami il termine, però insomma ti è stata fatta una proposta in primavera non troppo attinente al mondo del calcio, no? Vuoi raccontarcela? Allora, come tutti ben sapete, comunque nel periodo di aprile, a campionato diciamo che comunque si stava andando via via definendosi, sono stato avvicinato da un direttore sportivo che mi chiedeva di lasciargli la partita. Come ti dicevo prima, e chi ha avuto il modo di conoscermi anche fuori dal campo sa che persona sono, e comunque sia in quel momento sentivo che il mio sogno si stava di nuovo, comunque stava attraversando un periodo brutto, no? Niente, siccome sono uno che do tutto sul campo e comunque penso che alla fine deve vincere chi è più forte, chi ci mette più voglia di vincere, in primis ho detto di no, ho rifiutato questa cosa perché non è nel mio stile, è una cosa che non può esistere, perché come ti dicevo prima, se no tutti i bambini che oggi corrono dietro una palla e sperano di arrivare il più in alto possibile, sarebbe bruttissimo soprattutto per loro che magari sognano
diciamo che facendo una cosa del genere finiva una generazione, cioè il calcio tutto a un tratto mi era diventato proprio la cosa più brutta, però questo non l'ho fatto avverare, ero io a decidere e ho detto subito di no. Ecco, quindi in Fabio c'è ancora quel bambino che correva, diciamo, nei campi di periferia. Ma penso che comunque sia la cosa più bella di uno anche quando cresce, che non si deve mai dimenticare, questo lo dico soprattutto ai bambini che oggi corrono dietro un pallone, non si devono mai dimenticare di dove sono, si devono sempre guardare dietro da dove sono venuti e quello che hanno fatto per arrivare a certi obiettivi. E se pensano queste cose, sicuramente queste cose marce possono essere eliminate, solo così, perché veramente in questi momenti si deve avere la forza e il coraggio di pensare a tutti i sacrifici che si fanno per arrivare a certi livelli. Ecco, quanti sacrifici hai fatto? Te hai lasciato comunque la tua Napoli per inseguire il tuo sogno andando a Genova. Ecco, cos'è che ti è pesato maggiormente fare? Ma più che altro io quando penso a questo passaggio che mi ha portato ad andare via lontano da casa, penso soprattutto a chi è partito con me e oggi non gioca più. Magari io potevo essere uno di quelli, perché non è detto che se ti compra una società professionistica tu arrivi a certi livelli. Però comunque fai il sacrificio di allontanarti di casa presto, dai tuoi cari, e comunque sia, se alla fine non si concretizza niente, come si dice, ci hai provato senza né arte né parte. In questi momenti penso soprattutto a quelli che magari non ce l'hanno fatta come me, e quelli mi danno la forza di andare avanti e di non mollare mai. Ecco, tornando indietro nel tuo passato, c'è qualcosa che assolutamente non rifaresti? Niente, io sono come mi vedete, io faccio sempre tutto con la coscienza a posto, sul calcio lascio tutto sul campo e quando sono fuori dal campo faccio tutte le cose che un professionista deve fare, perciò non porto rimpianti. Quello che ho ad oggi è quello che forse mi sono meritato. Magari se oggi non gioco in B, tra l'altro l'ho anche fatta. Magari il prossimo anno con noi, dai. Magari, speriamo. L'ho anche fatto, ho dimostrato di poterci stare, però se non sono lì significa che comunque non ho raggiunto ancora la maturità per essere a quei livelli. Ecco, mettendo da parte un po' il calcio, qual è il tuo sogno? Cioè, Fabio Pisacane tra 10 anni, come vorrebbe essere? Ma Fabio Pisacane fra 10 anni nel calcio tu parli? No, nella vita, come uomo, insomma, da ex calciatore, come... Fabio Pisacane fra 10 anni vorrebbe essere un ragazzo sereno, che la sera quando va a dormire fa come fa oggi, mette la testa a posto sul cuscino, va a dormire tranquillo, sereno, e magari educare i miei figli come hanno educato a me i miei genitori, tutto qua. Quindi, diciamo, nel prossimo futuro c'è la possibilità di avere un piccolo Pisacane. Speriamo, perché anche quello purtroppo è solo il Signore che... Spero che il Signore mi dia il dono di fare un figlio quando sarà il momento e io di fare del mio e di crescerlo nel migliore dei modi. Ecco, mi faccio un po' i fatti tuoi, da quant'è che sei fidanzato? Sono 6 anni che sono fidanzato, tra l'altro sono fidanzato con una ragazza del mio quartiere che siamo cresciuti insieme. Diciamo che quando sono lontano da casa e non sono con la mia famiglia, lei diciamo che mi riesce a far star bene anche in momenti che comunque sia difficile, tipo non voglio esagerare, tipo quando si perde, quando magari qualche attaccante mi sorprende e mi fa gol, capito? Che io sono uno che poi ci rimane male e magari trascuro le altre cose, lei in quei momenti mi riesce a far star bene. Diciamo che questo succede molto di rado, che qualche attaccante ti sorprenda. Questo io non sono scaramantico, però diciamo che non voglio tocchi ferro, bravissimo, che domenica non sia il caso di domenica e faremo una grande prestazione a Ferrara. Ecco, è difficile ambientarsi ogni anno in una città diversa? È difficile, dipende da che punto di vista guardi e dipende la gente come nei posti che vai, se ti fa sentire ad agio. Terni per me è stato facilissimo ambientarmi a Terni. Proprio a pelle, sono arrivato qua, al di là che comunque ho trovato uno staff e un gruppo comunque fantastico, però se si sta bene, purtroppo il calciatore, se sta bene a livello calcistico sta bene anche a livello d'ambiente, è una cosa che va molto, molto a filo, ecco. Se giochi e fai bene con la squadra e la piazza, allora ti sembra di star bene, allora vedi tutto in modo positivo. Se invece il calciatore purtroppo se fa male oppure non ha spazio oppure non arrivano i risultati, allora tende, hai capito,
peggiora un po' anche tutta. Sì, sì. Ecco, il tuo sogno nel cassetto, con quale squadra vorresti giocare? Il Napoli oppure? No, io sinceramente non ho un sogno vero e proprio. È normale che da napoletano mi farebbe piacere giocare con la maglia del Napoli al San Paolo, magari per sentire quello che magari altri miei compaesani ci sono riusciti, che mi hanno cercato di far capire. Però sono uno che le cose piace provarle sulla pelle. È un sogno, ma non è un'ossessione, ecco. Mi farebbe piacere giocare in una squadra importante, questo non te lo nascondo, ma soprattutto mi piacerebbe giocare a grandi livelli, magari con la Ternana, chissà. Allora Fabio, facciamo anche l'altro caffè, così ce lo prendiamo. Si vede che ce l'hai a casa, eh? Parte, hai prima detto che lo fa la tua fidanzata, quindi... Sì, quando sono a casa sono uno che, diciamo, non è che si muove più di tanto. Quindi il classico calciatore che si mette sul divano magari a vedere la TV, la donna che... Io non so fare niente, tra i fornelli non so fare niente, mi piacerebbe, ma non è che sono capace. Quindi strano, perché di solito i napoletani in cucina se la cavano bene. Però io non è che... Forse magari sono andato via di casa troppo presto, non ho le abitudini da napoletano. Invece sotto, cioè non ai fornelli, ma con le gambe sotto al tavolino come te la cavi? Insomma, sei una buona forchetta... Sì, sì, mi piace mangiare, è normale che noi calciatori comunque facendo un'attività comunque seguiamo un'alimentazione, non è che possiamo sbagliare più di tanto, però non ti nascondo che quando si vince la domenica sera o al lunedì mi lascio andare. Quindi sfogliatelle e babà per tutti? No, sfogliatelle e babà no, perché comunque... Vediamo, si brinda anche con il caffè questa notte. Sì. Davvero squisito questo caffè, eh? Buono. È fatto con la macchinetta ufficiale della Ternana Calcio. Buono. Infatti mi piace tantissimo questa macchinetta, infatti come ti ho detto prima l'ho presa anch'io. Allora, un'ultima cosa, propositi per il futuro, dai. Propositi per il futuro, speriamo comunque di riprendere la cattiveria e l'umiltà che ci ha contraddistinto fino ad oggi, fino a prima del Pavia. Speriamo di fare una grande prestazione a Ferrara, che comunque sia una partita molto dura, però se riusciamo a trovare queste caratteristiche, come ti dicevo prima, che ci hanno contraddistinto fino ad oggi, sicuramente possiamo dire la nostra anche a Ferrara. Invece propositi per il Fabio non calciatore? Ma io continuo ad essere come sono, a non tralasciare niente e a dare tutto per avere sempre la coscienza a posto, come ti dicevo prima, perché nella vita, come hai detto anche tu prima, la cosa più brutta non è perdere una partita o magari farti far gol da un attaccante, ma non avere la coscienza a posto e avere dei rimpianti. Complimenti Fabio. Grazie.